Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento della nostra rubrica AIB, AIB Liguria On Air. Oggi abbiamo con noi Milena Tancredi, che ringrazio per la disponibilità e per la collaborazione. Milena è un volto conosciuto nel contesto AIB e per i professionisti bibliotecari, è stata recentemente rinominata, rieletta al Comitato Esecutivo Nazionale dell'AIB e le sue funzioni sono veramente molteplici. Si occupa di progettazione della lettura, della commissione per le biblioteche per i ragazzi, Nati per leggere, il Bibliohub, quindi molte cose. Ma oggi con Milena entriamo nel merito del discorso della lettura. Ci piacerebbe l'idea davvero di approfondire questo aspetto e nello specifico la lettura per ragazzi, la lettura ad alta voce. Sappiamo che abbiamo traguardato un periodo che è stato difficoltoso, un po' per tutti gli istituti bibliotecari, ma forse a maggior ragione, già lo commentavamo con Donatella Curletto, che è la nostra referente Nati per leggere in Liguria, che il periodo è stato particolarmente difficile e critico per i bambini, per i ragazzi e soprattutto per i progetti che erano stati implementati sulla lettura ad alta voce. Ecco, Milena, l'importanza della lettura, non solo della lettura ad alta voce, in un momento storico nel quale è evidente che l'immagine ha una preponderanza nella nostra comunicazione. Ecco, cosa fa l'AIB rispetto a questo tema e qual è l'importanza davvero che riveste ancora oggi la lettura non solo per i più piccoli, ma direi assolutamente anche per i più grandi, per i più adulti. Intanto vi ringrazio per l'invito, sono contenta di esserci e quello che aveva detto Donatella, che conosco benissimo, per Nati per leggere, per tanti altri progetti di promozione della lettura, è proprio quanto sia stato importante restare a fianco, perché devo dire che durante il lockdown c'è stata da parte di tutti, dagli autori, degli illustratori, di tutta Italia, non solo la disponibilità di restare a fianco, per cui c'è stato veramente un pullulare di videoletture, di laboratori che affiancavano i bambini, le bambine in questo momento che è stato fragile, fragile per le famiglie, fragile nella condivisione del quotidiano. E la prima cosa che ci è stata chiesta come coordinamento nazionale e dell'AIB è stata quella appunto di poter stare a fianco attraverso le videoletture. E allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto in modo che le bibliotecarie, i bibliotecari potessero leggere i libri che innanzitutto avessero a casa, perché chiaramente quella era anche una condizione particolare. Quindi siamo partiti addirittura con la selezione all'inizio di 5 libri per cercare di mallevare tutti quelli che erano i problemi di diritto d'autore. Dopodiché, grazie all'AIE, devo dire che ha telefonato tutti i curatori, autori, editori che ci avevano segnalato i bibliotecari stessi, quindi con la consapevolezza che erano libri che avrebbero potuto leggere e promuovere, da 4 libri a biblioteca e a richiesta siamo arrivati addirittura a 850 titoli. Questo anche grazie al programma appunto nazionale Nati per Leggere, che ha telefonato direttamente la segreteria agli editori che gli editori con i quali lavoriamo, faccio parte anche del coordinamento nazionale Nati per Leggere, nello specifico ci sono editori con i quali lavoriamo più spesso, che sono quelli dei cataloghi, no? Di Nati per la musica e Nati per Leggere, i quali immediatamente hanno dato la loro disponibilità. Gli editori contattati dalla segreteria Nati per Leggere e quelli invece che ho gestito, perché di questa cosa me ne sono occupata direttamente io nell'Associazione Italiana come CEN, supportata dai colleghi appunto del Coordinamento Nazionale Nati per Leggere dell'AIB, componenti AIB, 820 biblioteche hanno inviato la richiesta di poter leggere, per poter effettuare le letture. Le letture che cosa hanno poi declinato? Una modalità di stare a fianco, ma con volti e voci familiari, che poi è quello che fa la differenza, no? Quando si legge, quando si promuove il libro.
Abbiamo constatato che questo progetto ha avuto il successo che ha avuto perché 820 biblioteche moltiplichiamo per almeno 10 libri a testa, siamo arrivati su 10.000 libri che hanno letto. Avendo letto bibliotecari, operatori, volontari nati per leggere, che sono persone che conoscono, le famiglie conoscono, hanno avuto veramente una possibilità di restare a fianco. Ovviamente con la modalità della connessione, io stessa, che sono in primis bibliotecaria per ragazzi, mi occupo della biblioteca dei ragazzi della Magna Capitana di Foggia, ho fatto delle videoletture e quello che mi ha colpito è stato quel trattenere, no? Cioè, quando entravamo in casa in questa modalità, prendendo i libri, facendoli vedere, infatti, questa praticamente che vedi qui alle mie spalle è la mia libreria a casa, che ho utilizzato prendendo i libri, facendo le vetrine, leggendo insieme. Mi è capitato più di una volta in questi collegamenti che i bambini mi chiedessero di leggere, rileggere la stessa storia. Quella era una modalità per dire restiamo ancora insieme, quello che fa la lettura, qui crea relazione, crea modalità diversa di stare insieme, lettura ad alta voce. Quello che mi diceva Roberto Denti, grande libraio, Roberto Denti di Giornale d'Italia, quali nostri soci d'onore, tra l'altro AIB, ai quali dobbiamo la grande libreria per ragazzi, bisogna creare immersività nella lettura e approfittare di questi momenti lenti. Certo, non avrei, nessuno avrebbe voluto questo tipo di Certo. misura. Però per le famiglie è stato un modo per essere, per stare insieme in maniera continuativa, immersiva e anche, tra virgolette, un'opportunità per condividere momenti di lettura che poi i bambini chiedono, per cui la voce familiare, la voce familiare, i genitori che siano a fianco. Sì, la cosa sorprendente è davvero che l'esito di questi progetti, lo diceva anche Donatella, pur nella difficoltà del momento, è stata per certi versi straordinaria. E stupisce quasi che davvero l'impegno profuso dai bibliotecari, ma poi anche dai volontari, nello specifico di Nati per Leggere, non riesca il loro impegno, ma non si traduca poi nel lungo periodo in una continuità di lettura. Ecco, c'è cioè come se si creasse un momento di rottura tra il piacere della lettura ad alta voce e il passaggio della lettura più introspettiva. E questo è evidentemente una sfida grande che hanno i bibliotecari, ad esempio, per ragazzi. Una grande sfida che noi cerchiamo di cogliere attraverso il digitale, perché questo periodo ancora una volta ha dimostrato quanto noi bibliotecari per ragazzi dobbiamo avere specifiche competenze in tal senso. Bisogna sapere cosa proporre, ecco, questo è fondamentale, così come il programma Nati per Leggere, che è il nostro programma come AIB per promuovere la lettura da 0 a 6 anni, l'AIB comunque collabora con tante altre modalità di promuovere la lettura, come per esempio scelte di classe. Scelte di classe che è fatto appunto con le biblioteche di Roma e il CEPEL e altre agenzie. Che cosa fanno? Ogni anno con Amelin scelgono, è un gruppo delle giurie, nelle giurie di cui ho fatto parte anch'io un anno, sono giurie composte da persone che i libri, ovviamente competenti, i libri li leggono, scelgono dei libri per le varie fasce di età, soffermandosi in particolare nella fascia d'età che va dai, che è quella la più complessa da gestire e da far venire in biblioteca. Dai 10 anni in su, perché inizia a esserci una modalità di lettura individuale, autonoma, quella in cui selezioni quello che vuoi leggere e fai quello che più ti piace. Più in questo periodo, per esempio, abbiamo notato che i ragazzi di quella fascia d'età hanno utilizzato molto la possibilità delle ricerche digitali in OPAC, hanno letto in digitale, quindi ancora di più dobbiamo fare in modo che ci si avvicini all'alfabetizzazione, all'uso competente di questi strumenti, per cui tutto quello che Medialabri, ma tanti altri appunto
canali offrono piattaforme per poter scaricare qualsiasi contenuto digitale, per noi bibliotecario deve essere bibliotecari per ragazzi deve essere una modalità per promuovere la lettura. Molto hanno funzionato e l'ho sperimentato anch'io, i gruppi di lettura. Ci sono gruppi di lettura per ragazzi e quei gruppi di lettura di conseguenza creano anche dei blog. In questo periodo, stando a casa, in questa modalità nella quale appunto noi stiamo interloquendo, si sono riuniti anche i gruppi di lettura, che era un momento altro, diverso per stare insieme. Hanno continuato a scrivere nei blog di lettura e i loro commenti sui libri. Bisogna assolutamente che i bibliotecari per ragazzi che promuovono la lettura in questa fascia d'età conoscano tutto quello che l'editoria offre come libri di qualità, ma anche tutta la modalità digitale, il gaming, qualsiasi cosa che ci faccia avvicinare e far venire gli utenti in biblioteca. Sì, certo, si delinea la figura di un bibliotecario che è quasi un bibliotecario, anche libraio, se vuoi, cioè un forte conoscitore dei volumi che propone, perché ad esempio un bibliotecario magari di una biblioteca civica che fa pubblica lettura, si conosce i testi che mette a disposizione, però non ha una conoscenza così profonda come nel caso del bibliotecario per bambini o per ragazzi che davvero entra, si immedesima nel libro, non solo nella fase di lettura ad alta voce, ma proprio per far sì che la proposta sia la più consapevole possibile, anche perché si gioca in una fase di età molto delicata, che è sia quella della crescita diciamo, dei primi passi e delle scuole elementari, ma poi più avanti ovviamente di tutto il periodo adolescenziale. Quindi davvero è una figura di bibliotecario che però è, come lo dicevi tu, estremamente professionalizzata e molto addentro a quello che va a proporre. Sì, il bibliotecario per ragazzi è in formazione continua, non Esatto. può assolutamente intanto non conoscere quali siano i repertori. Ci sono delle, ecco, per esempio c'è appena stato il premio Andersen, Esatto. che è nella vostra regione. Ecco, noi non possiamo non tener conto dei premiati Andersen. Ecco, quello è già un repertorio, perché una giuria di persone qualificate hanno selezionato dei libri. Quindi nella gestione del patrimonio, e dico Anders, e dico appunto le realtà scelte di classe, il programma Nati per Leggere cosa fa con l'osservatorio bibliografico? Ci sono tanti colleghi che lavorano, e colleghe, più al femminile, tante colleghe, inclusa pure appunto anche Donatella, che lavorano continuamente nel cercare le novità giuste per quella fascia d'età, le si continuano a proporre attraverso appunto questa piattaforma dell'osservatorio, e dopodiché si pubblica la guida. Esatto. Quindi, allora, il bibliotecario che è one person library, no? Spesso capita che tocca fare un po' tutto, deve sapere utilizzare questi repertori che partono dalla guida per leggere, a scelte di classe, a chi, come per esempio Nati per lei, appunto il premio Andersen già seleziona per varie fasce d'età, per varie categorie, ma ancora tanti altri, potrei citare tantissimi repertori che i bibliotecari fortunatamente adesso hanno a disposizione. Ci sono dei blog veramente sulla letteratura per ragazzi molto molto dinamici, quindi è veramente il nostro dovere, sia sui cartaceo che sul digitale, capire come investire poi quella parte che negli enti locali viene destinata all'acquisto. E Sì. tu lo sai bene, no? Se hai 2.000 euro per acquistare i libri e li acquisti bene in una gestione integrata delle collezioni, che poi siano quelle sulle quali si punteranno tutti i futuri progetti di promozione della lettura, allora hai gestito bene quei 2.000 euro. Se li acquisti solo per integrare le novità, non sono serviti. Sì, e senza dubbio, come dire, tu fai riferimento al fatto che le sinergie che si creano anche tra realtà associative, penso all'Associazione Italiana degli Editori, ma anche realtà, se vogliamo, più culturali, commerciali, come può essere una rivista Andersen o una realtà Andersen, queste sinergie
sono veramente in grado di dare molta potenzialità al lavoro che fa il bibliotecario. Tu facevi riferimento ai repertori, i repertori sono importantissimi, ma è evidente che proprio la rete di relazioni che AIB, ma poi la singola biblioteca territoriale sul territorio è riuscita a costruire, sono veramente il mio giudizio, l'humus fertile sul quale far crescere ulteriori iniziative. Guarda, noi come AIB, adesso di recente ancora abbiamo sentito l'Associazione Librai Italiani, se abbiamo, collaboriamo con l'AIA, ma collaboreremo anche con l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Insomma, vogliamo che sia veramente, come dicevi tu prima, un lavoro di... adesso, sai, dire sinergia viene abusata, no? Questa, in realtà non è facile fare rete. Madonna. La cosa complessa è saperla poi gestire e tenere la rete che si viene a creare. Quindi è veramente fondamentale che tutti coloro che contribuiscono a gestire, a promuovere la filiera del libro, non chiudano mai il dialogo, perché ancora di più in questo momento che è un momento di crisi per tutti, sappiamo bene in che situazione versano le librerie, sappiamo bene in che situazione anche le biblioteche, i bibliotecari stessi, per vari motivi che appunto sono un post-Covid, post-lockdown, devono e sono costretti ad affrontare. Ancora di più in questo momento stare insieme, condividere le esperienze, perché poi è quello, è condividere le esperienze. Guarda, il territorio ti riconosce come professionista in questo ambito e questo è advocacy. Noi quest'anno abbiamo creato nel nuovo CEN, io ero già nel precedente CEN e adesso ci sono, anzi ringrazio, visto che ho questa occasione pubblicamente, a chi mi ha dato nuovamente questa fiducia e abbiamo un bel gruppo, abbiamo creato, appunto l'hai citato prima, anche con Francesco, l'Angela, Enzo Borio, ci occupiamo di promozione della lettura e d'advocacy, che è fondamentale perché dobbiamo essere riconosciuti e riconoscibili. Quindi la biblioteca deve interagire sempre di più col territorio e deve capire quali sono i bisogni, a partire dai piccoli a finire con gli anziani. Quello che riguarda il nostro pubblico, la nostra utenza per le biblioteche di pubbliche letture, ma così per tutti, per tutte le biblioteche. Certo, allora direi che l'invito è per tutti i bibliotecari liguri, ma non solo, di tenere d'occhio ovviamente l'attività che il nuovo CEN proporrà per questo triennio e tenere d'occhio ovviamente l'attività della Commissione per le biblioteche per ragazzi e tutta l'attività di Nati per Leggere, perché sappiamo bene che davvero le biblioteche per bambini e per ragazzi sono spesso un presidio indispensabile, direi anche sì, assolutamente indispensabile anche nei piccoli comuni e sono punti e centri di aggregazione. Io Milena ti ringrazio molto per questo intervento, colgo anche l'occasione per ringraziare la Biblioteca Universitaria di Genova che ci ospita sempre sui suoi social e ti auguro buon lavoro con il nuovo CEN e alla prossima, grazie ancora. Grazie a voi.